Ciao a tutti. Allora, questo piccolo video parlerà delle problematiche, dei vari problemi, le malattie che ci accompagnano sempre o spesso quando abbiamo appunto delle rose. Io quest'anno ho avuto davvero molte, molte malattie sulle rose perché c'è stato il problema del tempo. È stato un tempo estremamente variabile, continua a esserlo quasi appunto in tutta Italia. E anche noi qui abbiamo avuto magari una giornata di sole, poi tre di pioggia, un'altra di sole, eccetera. Questo tipo di umidità che si crea con questo tipo di temperature molto variabili tendono a fare in modo che la rosa produca appunto delle malattie o venga attaccata dalle, non produca delle malattie, scusatemi, ma venga attaccata da malattie. Allora, il primo problema che ho avuto riferito appunto alle rose è stato un piccolo bruco che l'ha attaccata in forma diciamo enormemente proprio. E qui ho dovuto, proprio perché non volevo utilizzare prodotti chimici che poi per altri problemi sono stata costretta ad utilizzare, ho dovuto in questo caso e ho deciso io personalmente per fare una lotta, diciamo, più biologica, di controllare tutte le foglie e di togliere qualcuno appunto di questi bruchi, proprio perché non mi venisse mangiata completamente la rosa, le foglie della rosa. Però, siccome io ho deciso quest'anno che comunque questi bruchi portano delle farfalle e bisogna cercare di fare in modo di non vedere comunque sempre l'essere che attacca la propria pianta come se fosse un nemico, come invece succede spesso. Alcuni li ho lasciati proprio per fare in modo che si potessero sviluppare, potessero nascere, vivere, eccetera. Per cui le mie rose non sono assolutamente perfette e anzi hanno molte foglie che sono state mangiate, ma saranno mangiate fino a quando appunto questi bruchi non avranno raggiunto lo stadio in cui faranno il bozzolo, eccetera. Comunque queste sono scelte. Ovviamente voi, se vi si presenta questo tipo di problema, potete anche fare, diciamo, utilizzare un prodotto chimico e quindi ammazzarli tutti. Non lo so, queste sono scelte. Io ho fatto la mia, le ho tolte manualmente, vi ripeto, quindi staccando anche le foglie che erano state mangiate in gran quantità, quindi non c'era quasi più nulla, e poi ne ho lasciati alcuni, ho lasciato quelli che erano più grossi, diciamo, più sviluppati di questi piccoli bruchi. Poi ho avuto un altro problema, questo veramente pesante, nel senso che ho avuto degli altri bruchi, che non ho capito se siano bruchi, vermi, vermini, eccetera, che entravano all'interno dello stelo della rosa e cominciavano a mangiare praticamente dall'interno, fino ad arrivare nel bocciolo. Questo invece, per questo problema, non ho potuto fare assolutamente nulla di ecologico, biologico, come lo volete chiamare. Infatti, ho dovuto utilizzare un prodotto chimico perché sarebbe stato per me impossibile affrontare questo tipo di discorso. E ho iniziato a ho preso un piccolo spillo e ho cercato di andare dentro per vedere se riuscivo a prendere questo bruchino perché mi avrebbe distrutto tutte le rose, ovviamente non era cosa, come si dice qui da noi, però non è stato possibile, anche perché non morivano tutti, eccetera. Quindi ho comprato un prodotto chimico ed ho comprato, ce l'ho qua, un prodotto che è un insetticida a base di dimetoato. Per cui se avrete questo tipo di problema, sappiate che dovete chiedere un insetticida a base di dimetoato che si spruzza sulla pianta, entra nella parte vegetale e viene assorbita da questi bruchini i quali muoiono. Come ci si accorge di questi bruchi, di questi vermini? Non lo so, non so come si chiamino. In realtà so che c'è anche l'ulivo che si ammala di questa malattia, per cui entra
questa larva, questo bruco, e mangia tutto l'interno appunto dell'ulivo. E qui loro, tutti coloro che si trovano ad avere a che fare con questo tipo di problema, ci vanno con un ferro, insomma, fanno quello che ho fatto io con un piccolo spillo. Io ho usato questo prodotto e il problema l'ho risolto. Dicevo, come ci si accorge? Innanzitutto troviamo dei forellini sullo stelo, molto sullo stilo sono o vicino a una com'è che si chiamano, scusate, o vicino al bocciolo, immediatamente sotto un dito sotto al bocciolo, oppure vediamo che sono anche vicino alle spine, entrano proprio da dentro le spine. Ultimo problema, non ultimo però, che presenta appunto la rosa, è lo oidio. Questo è un problema, noi ce ne rendiamo conto perché le foglie incominciano ad accartocciarsi. Quando noi le guardiamo sotto, vediamo che c'è una parte che è come una macchia bianca. Quando l'oidio si propaga anche abbastanza velocemente, quindi anche qui non ho trovato una soluzione di tipo ecologico e biologica, e quindi bisogna agire con prodotto chimico. Altro problema che può prendere la rosa è mi pare che si chiami ragnetto rosso. Comunque noi troviamo come tutto intorno alle foglie, sullo stelo dove sono attaccate le foglie, una specie di lanugine bianca, e poi se andiamo a vedere c'è un esserino proprio piccolissimo che è quasi impercettibile, però quando noi vediamo questa lanugine dobbiamo stare molto attenti perché man mano che va avanti e le foglie praticamente si ingialliscono, si seccano e poi muoiono. Quindi possiamo avere proprio un problema grave sulla nostra rosa. E anche questo si toglie con prodotto chimico. Mi dispiace di non potervi dare soluzioni di tipo biologico, di tipo ecologico, perché purtroppo a oggi io ancora non le ho trovate. Come vi ho detto anche l'anno scorso, forse la cosa migliore che io faccio sempre è quella di togliere le parti che sono malate, per esempio le foglie che sono malate, di buttarle, chiuderle, e chiuderle in un sacchetto e buttarle via. Perché? Perché così dovremo appunto utilizzare anche meno prodotto chimico, perché avremo una parte minore malata sulla quale strozzarlo. Ecco, forse questo è un po', diciamo, una cosa minima, però insomma almeno questo si può fare. Beh, spero che questo piccolo video vi sia molto d'aiuto. Vi saluto e ci rivediamo presto. Ciao.